Altro segmento molto importante di questo quinquennio della nostra attività amministrativa è stata quella delle strutture sportive, cioè di quello da restituire alla fruibilità della nostra comunità, come l'impianto del Sandro Pertini, e quelle invece da ristrutturare, implementare ed aggiungere. Per aggiungere abbiamo guardato soprattutto a quelle che sono le strutture coperte, quindi la palestra del Ronca in corso di realizzazione e il Palamontor in corso di ristrutturazione. La riapertura del bocciodromo, si aggiungono inoltre altri investimenti su strutture coperte che riguarderanno Piazza Torchiati, San Pietro, a cui si aggiungerà la copertura del calciotto di Banzano. Tutto questo poi come operazione finale avrà quella che della creazione della cittadella sportiva nella struttura, nella zona di San Felice, con una riconversione dell'attuale spazio riservato al campo sportivo in zona ospitante questa cittadella sportiva, per la quale già abbiamo avuto la progettazione, abbiamo fatto un concorso di idee, è stato assegnato e quindi chiaramente ci avviamo al finanziamento. Aggiungiamo ancora a questo già la candidatura dell'ex stadio comunale dell'ex Montoro Superiore, quindi della Liberty, alla Sport Periferie, quindi altro impianto che verrà riadeguato a quelli che sono gli standard necessari oggi anche per una giusta pratica sportiva. Quindi recupero delle strutture all'aperto, ma soprattutto l'implementazione con quelle al coperto, quindi due palestre, cosa di cui si era avuta sempre una grande necessità nella comunità, per concludere con la cittadella sportiva. Penso che in questo quinquennio sia stato fatto e realizzato molto, e soprattutto c'è ancora un margine di programma da portare avanti.